È bello ritrovarsi tutti qui ed è una prima occasione anche per noi vedere un po' in scena quello che alcuni mesi fa ci eravamo raccontati durante i gruppi che abbiamo fatto. Questo pomeriggio siamo tutti insieme, il gruppo che aveva riflettuto sulla vita autonoma e il gruppo che si eravamo confrontati sugli aspetti che riguardano il lavoro e lo studio e il gruppo che si eravamo confrontati proprio su questo argomento dell'amore. Ci eravamo detti tante cose e ci eravamo chiesti: ma l'amore che cos'è? Amore, amicizia, se qualcuno vuol parlare di questo. Ci siamo detti quanto è importante per tutti noi essere voluti bene e amati. Beh, Mattia, essere, voler bene a tutti, bisogna essere amici e anche compagni. Eh sì. Ma io vi voglio bene un gran sacco. Io. Sì. Mattia è sempre molto... Grazie, Mattia. Ciao, Mattia. Grazie, Mattia. È sempre molto gentile. Avevamo proprio detto di quanto è importante volersi bene e quindi sentirsi amici, sentirsi cercati, che qualcuno ha piacere di far due chiacchiere con noi. Ma è una cosa molto semplice. Per me è un po' come sentirsi vivi, nel senso che amare, sentirsi amati, è sintomo di vita, di esistere, di esserci. Se te non hai la possibilità, la capacità di esprimere il sentimento e sentire proprio di riceverlo, praticamente puoi essere morta. Per me è sintomo di vita, quindi mi auguro spesso, perché non è che ce l'abbia tranquillamente come credo fosse tutti gli esseri umani, di sentirlo sempre, perché per me è la cosa più bella che esiste. Sì, grazie Patti. Grazie. Se non ami, se non ami, non è vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami e non ci sei. L'amore per me è soprattutto anche quello della famiglia. È molto importante quando una persona poi è disabile avere a fianco i familiari che a loro poi dimostrino il valore della persona che sei. È molto importante che ci siano. Quando poi non ci sono veramente, lì la cosa si fa molto difficile. E dopo ci possono essere gli amici che possono occupare questo spazio. Penso che sia molto importante che ci sia tutto questo unirsi. Eh sì. Amici, parenti, familiari, è importante per la vita, insomma. Se non ami, se non ami, non hai senso delle cose più piccole. Se non ami, non ti ami e non ci sei. E la famiglia è una fonte di affetto e di amore e Susi ci invitava a ragionare su come l'amore aiuta a riconoscerti, come Patti ci diceva che l'amore ti fa sentire vivo, quindi parliamo proprio di cose fondamentali, vitali. Allora, l'amore può essere l'affettività per una persona, anche per gli amici può essere molto, può piacere molto agli amici. Poi c'è un casino a qualcun altro di meno. Tre cosine: energia uguale amore allo stato infinito.